Notizie Oggi è una produzione di Canale Italia. You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her love for Buonasera, buonasera amiche, buonasera, buonasera amici telespettatori di Italia 53. Avrei voluto preparare un editoriale lunghissimo, enorme, per parlare dell'argomento serale. Ma ieri sera, guardando Facebook, ho letto una frase che ha scritto, pensate un po', mia figlia, Ingrid Monaco. L'ho chiamato e ho detto, mamma che belle parole che ha scritto figlia mia. Te le rubo e domani sera le racconto ai nostri amici. Perché è molto bella, ha pensato alla sua cuginetta. E ha detto così, imparare a dire addio è assai difficile. Ma se hai speranza nel cuore e pensi che l'amore non si dissolverà mai, allora sai che il potere dell'uomo è infinito rispetto alla natura e può imparare anche a resistere alle cose più tristi e talvolta ingiuste. Un abbraccio forte a chi amo moltissimo e dal cielo mi guarda e accompagna i miei giorni terreni. Ingrid Monaco. Via con la clip. Grazie regia. Ho sentito le registrazioni di Giulia a colloquio con la mamma. Non ci sono motivo per sperare che siano vivi. La drammaticità di questa telefonata nel salutare i propri genitori, nel dire grazie mamma per quello che hai fatto per me. È stato ritrovato il corpo della 27enne di Venezia. Questi ragazzi, per poter costruire il proprio futuro, hanno dovuto lasciare l'Italia. E questi due ragazzi che sono andati a morire in Inghilterra, a Londra. Le soluzioni professionali non davano gli esiti che ogni giovane meriterebbe quando esce anche con 110. Gloria e Marco.
Pecere. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Davvero, sono davvero toccanti queste immagini. E cosa dire, io credo che il dolore sia come un'onda anomala che può capitare a tutti i naviganti. E l'unico modo per vincere l'onda, perché il dolore non si può mai scordare, l'unico modo di vincere un'onda anomala, io credo, sia quello, non sia quello di scappare, come non è neanche quello di affrontarla di petto. L'unico modo di affrontare il dolore, anche se non c'è nessun prontuario, nessun libro che lo spiega, è passarci dentro per poi uscirne, senza mai dimenticare. Oltre al dottor Pino Pecere, come avete visto, psicoterapeuta, affronteremo questi discorsi con Franca Barison, che è la presidente di un'associazione che è nata qualche anno fa, il titolo Per non dimenticare. Poi capiremo e faremo capire cosa vuol dire. So che questa è una trasmissione un po', qualcuno dirà, molto triste, molto melensa, perché affronteremo argomenti che a noi stanno a cuore e sappiamo benissimo che possono turbare l'animo di coloro i quali sono a casa, soprattutto possono turbare anche i nostri animi. Lo facciamo, lo affrontiamo, perché è giusto non dimenticare le persone che noi abbiamo amato e continuiamo ad amare in maniera differente spiritualmente, ma che sono sempre presente con noi. Parleremo anche con il papà di Marco, Giannino Gottardi. Buonasera Giannino. Sì. Poi sentiremo le sue emozioni e che cosa sta vivendo, come sta vivendo questa situazione. Ne parleremo anche con la signora Vallì Marcato, che ha perso anche lei un figlio, mi pare, vero? Daniele. Quanti anni fa? 17 anni fa. E ancora non riesce a dimenticare. Impossibile. Vabbè, poi sentiremo come è accaduto. Lei è stata la fondatrice di questa associazione. Di questa associazione. Abbiamo l'amico Claudio Mengato. Claudio Mengato, tra l'altro, è uno dei più grandi rappresentanti dell'ADMO. Più grandi no, ma mi do da fare. Insomma, si dà da fare, dico grande in senso contributivo, di cuore, insomma, no? Anche lui ci racconterà la storia veramente bella, diciamo, anche se dolorosa, del nipote che era per te un figlio. Riccardo. Vero? Ed infine l'avvocato che si è interessata di Gloria ed è l'avvocato Maria Cristina Sandrina, che abbiamo buonasera. Questa sera. Buonasera, gli amici telespettatori. Che ha seguito, sta seguendo, ha sofferto, ha pianto come se fosse una di famiglia. La parte più difficile è proprio quella, staccare la parte tecnica da quella emotiva. E quello che è più drammatico è che qualche giornalista ci speculi su questo. Ma soprattutto in Italia, Soprattutto in Italia, perché questa è una situazione che noi condanniamo in Italia. Dici, ma anche tu, giornalista, stai facendo la stessa cosa. No, è diverso. Noi stiamo cercando di valorizzare. Molto diverso e soprattutto anche la modalità con cui avviene. Io ho dovuto intervenire pesantemente come legale e chiedere proprio la chiusura delle trasmissioni televisive, perché c'era proprio un abuso e soprattutto proprio così c'era una richiesta espressa dei miei interventi nelle trasmissioni televisive, perché era la prima volta che vedevano un avvocato emozionarsi, per cui il giornalista mi riferiva che appunto la richiesta deriva dal fatto che il prodotto è vendibile. Questi sono i termini utilizzati. Pensate a che punto si arriva, il prodotto è vendibile. E a quel punto ho chiesto proprio immediatamente, nell'ultima mia dichiarazione, ho imposto la chiusura, proprio il silenzio delle trasmissioni, e ho imposto, ovviamente condividendo con la famiglia che autorizzava, il diniego delle telecamere in ogni situazione in cui poi sarebbero venute
immagini. Voglio dire che se volete raccontare anche le vostre storie potete farlo, il numero di telefono fra poco, ecco, lo mettiamo in sovraimpressione, 049 8978 318, potete farlo raccontare. Noi abbiamo dato un titolo a questa trasmissione, non uno solo. Gloria e Marco, senza nulla togliere al nipote o ai figlioli, quindi però è una perdita che noi abbiamo avuto di questi due ragazzi, non grave, di più. Cioè, è difficile usare terminologie per dire il dolore che ha provocato. Allora abbiamo detto Gloria e Marco, il fuoco non spegnerà l'amore. Ecco, Giannino, la chiamo amichevolmente Giannino, insomma, no? Piuttosto che Gottardi, insomma, come cognome. Meglio. Oppure Gianni anche. No, Giannino è più carino. Giannino, ecco, la sera dell'accaduto, io so che è stato avvertito... La mattina. È caduto la mattina? Sì, dico la sera, la notte, alle due e mezza. Sì. Mi racconta un pochettino. Ma niente, allora... Racconta noi... più che me, racconta a questa telecamera le persone che la stanno guardando. Noi io e mia moglie, dovevamo andare in vacanza e quella mattina ci eravamo alzati alle 3:30, che è una cosa abbastanza inconsueta. Io mi stavo facendo la doccia, dovevo fare anche presto che avevamo l'aereo, e alle più o meno 4:15 ora italiana squilla il telefono di mia moglie Daniela e mi dice c'è la Manuela, la mamma di Gloria, che mi dice che c'è un incendio a Londra, è stata chiamata da Gloria allarmata. Allora chiamo Marco, lui tranquillo, non si capiva bene se era perché effettivamente lui era di carattere molto ligio, ordinato, rispettoso, le norme dicevano non preoccupatevi, rimanete dentro, c'è la porta tagliafuoco, funzionano gli impianti. Appunto, da un lato probabilmente era sicuro che la cosa sarebbe stata risolta e dall'altro magari anche per tranquillizzare Gloria, che sembrava invece un po' più agitata, un po' più allarmata. E abbiamo avuto alcune conversazioni telefoniche, perché poi la linea cadeva, poi si riprendeva eccetera, e poi alle 4:08 finito tutto ha lasciato un messaggino e poi abbiamo acceso il televisore e abbiamo visto in diretta le immagini, insomma, ecco. Di conseguenza è stata una cosa descrivibile, inenarrabile, se non si prova non si riesce a capirla. Cioè, essere colpiti sugli affetti è la cosa più grave, l'affetto più importante è un figlio, l'unico figlio. Se poi è figlio unico è ancora più pesante. Allora, io e mia moglie abbiamo due caratteri diversi, io sono molto più razionale e anche molto dinamico, di conseguenza facendo tante cose, avendo anche poco tempo per riflettere, per pensare, non sono mai in ozio, fortunatamente, questo mi mette nella condizione di, mi ha messo nella condizione di, diciamo, sopportare meglio quel periodo, questa grave perdita, perché poi, insomma, nei momenti dove sono da solo, mi capita tipicamente quando uno va a dormire quei 5 minuti prima di addormentarsi, piuttosto quando si sveglia, e lì il pensiero va sempre a loro due. Però dopo, durante la giornata, insomma, essendo molto impegnato, la cosa un po' si attenua, ecco. E poi condivido il titolo che è stato dato, diciamo, la serata, là effettivamente è stato il fuoco, che non deve spegnere l'amore, non deve spegnere la speranza. Devo essere sincero, il titolo non l'ho fatto io, dare a Cesare quello che di Cesare l'ha fatto per me Gianluca Versace, quindi onore al mio collega giornalista che ha saputo prendere no, al balzo e l'ha espresso, perché anche lui ha sofferto insieme a me, e non so se abbia scritto poi, perché mi aveva chiesto il numero di telefono dei miei cognati, forse non l'ha fatto per timidezza,
comunque mi aveva detto spesso che era molto vicino ai genitori di Gloria, perché conosceva Loris, quindi conosceva il mio cognato, con il quale diciamo io sono legatissimo da quando siamo sposati, da quando io ho conosciuto la sorella Bruna. Ecco, Sandrin, avvocato, questa storia, diciamo, della stampa italiana, tu hai detto, è una storia infelice, insomma, perché tu sei stato a Londra, ti sei resa conto della diversità. Ma dobbiamo... del comportamento di questi giornalisti, insomma, no? Ma diciamo che ovviamente io, essendo incaricata e agendo in nome e per conto della famiglia Trevisan, devo mantenere un certo contegno e stare dentro a determinati binari. Sono i medesimi binari che applico sia per quanto riguarda la stampa italiana che la stampa britannica. La stampa britannica, nonostante mi continui a bombardare di mail, perché la richiesta è assidua di questa intervista da parte dei signori Trevisan e anche dei signori Giannino, però io non avendo appunto e non conoscendo, conosco adesso personalmente il signor Giannino, cosa che mi è stata molto anche dura la stampa italiana quando io dovevo parlare, perché tecnicamente io non potevo nemmeno fare il nome di Marco ed è difficile emotivamente dover dominare l'aspetto tecnico che mi impone, poiché io in quel momento non sono un familiare, un'amica, sono una rappresentante di una famiglia e l'etica, la deontologia mi vieta proprio espressamente di fare il nome quando io volevo nel mio intimo, nella mia sensibilità, abbracciare entrambe, perché entrambe sono espressione di una figura, di due famiglie di sani valori, di sani, si capisce che due ragazzi così hanno anche alle spalle dei genitori fantastici, non... per cui il dover attenermi a delle regole che poi i giornalisti rispettavano, perché ne sono ben consapevoli che ne si possono violare, ma sempre in un'ottica in cui il confine dove farti cadere perché c'era di mezzo la spettacolarizzazione era difficile da gestire, soprattutto quando emotivamente. Sentire poi che c'era una pressione tale perché, ma più di un giornalista mi diceva, avvocato, noi la intervistiamo perché un avvocato che si commuove, un avvocato umano, hanno usato questo termine, è inusuale, il prodotto è vendibile, cosa che mi ha fatto irritare e nella successiva intervista comunicare proprio la chiusura totale. In Inghilterra, forse anche perché dipende dalla diversità della mentalità dei due popoli, qui in Italia non dimentichiamo che abbiamo diverse riviste di gossip che vendono. In Gran Bretagna il popolo è molto più composto per quel che riguarda le emozioni. Beh, la stampa britannica, nonostante solleciti sempre questi interventi, è sempre molto rispettosa quando rispondo e dico per favore pazientate, non è il momento, lasciate che questi signori possano metabolizzare il lutto. Ma sempre con molto rispetto poi rispondevano, a diversità della stampa italiana che invece mi riprendeva, mi raccomando avvocato, appena si può, non si dimentichi, mi chiami, ci faccia sapere. E così ho potuto gestire anche nella mia ultima visita a Londra in sede di un'esigenza che c'era per quanto riguarda la famiglia Trevisan, fra l'altro l'11-12 dicembre abbiamo anche la prossima udienza, le prossime udienze, ho potuto gestirlo perché sono stati rispettosi nel dire avvocato, noi siamo qui, infatti io ho comunicato che saremmo stati presenti e ci atteniamo a quello che lei ci darà come indicazioni in funzione di come la famiglia nella loro emotività si sente. Poi voglio capire anche che cosa ha scoperto, che gli italiani devono sapere che siamo in tutta Italia e in tutta Europa, perché siamo su Sky 821, quindi può darsi che ci vedano anche in Inghilterra, solo che noi parliamo in italiano, ma ci sono italiani che vivono a Londra e ci seguono sul nostro canale 821. Quello che volevo chiedere dopo è la problematica anche degli esponenti della Farnesina, come sono comportati con la famiglia Trevisan. Però io ci tengo anche, e qui vorrei poi
la tua espressione. Dopo parliamo di voi, scusatemi. Sì, sì, no, no. Ma capite, certo. Sono i ragazzi che io ho amato e che amo ancora, e se quindi poi parlerò anche di voi, perché io me li ricordo prima di partire, che sono stati, hanno fatto una passeggiata, sono stati da me a Natale, tutti e due sono stati da me a farmi gli auguri in maniera così proprio gentile. Sono immagini incancellabili, indimenticabili. Credo. Di tutti e due, di tutti e due. Credo. Anche di suo figlio Marco, che ho detto subito ai miei cognati, ho detto bravo ragazzo, molto serio, compito, e si vede che ama follemente Gloria. Credo. Due innamorati proprio, incredibilmente innamorati, come Paolo e Francesca, per dirvi, insomma, no? Danteschi. Ma io vi farò vedere, perché mi ha mandato mia cognata Emanuela, dice che è presente, solo che non ha voglia di parlare, no, devo dirlo che è presente tra il pubblico, perché non ha voluto presenziare, e mi ha mandato una, no, non è quella che sta accanto, quella è la mamma di Marco, quella che avete visto, l'altra accanto, mi avvicino, è questa qua, regia, è questa è l'Emanuela, eccola qua, la vedete? Ecco, questa è, che esatto, quella è la mamma di Gloria. Allora, ha scritto una lettera, non a me, a Gloria, io l'ho presa tra le mani, e l'altro giorno, se la leggo io, non riesco a leggere perché piango. Allora ho chiamato la mia collega Giuliana Lucca, ho detto per piacere incidimi questa lettera, perché voglio che tutti sappiano cosa ha scritto Emanuela a sua figlia Gloria. E adesso la clip è pronta, ve la faccio ascoltare. Vai regia. Meravigliosa Gloria, c'è qualcosa di disumano e incomprensibile per noi che ci chiediamo il perché di tutto questo. Perché voi? Perché lì? Perché nel momento più bello e felice della vostra vita? Perché tanto sacrificio e tante rinunce per ottenere il massimo dei voti, se poi non vi è concesso raccogliere i meriti di tanta bravura e professionalità? Non ci sono risposte, ma voglio pensare che per uno scopo a noi sconosciuto, lui vi abbia scelti come esempio d'amore, d'amicizia e di coraggio. Da mamma, mi prendo il diritto di affermare che la vostra bellezza esteriore è niente se paragonata a quella invisibile agli occhi. La dolcezza dei vostri sguardi, che traspare attraverso le numerose e bellissime foto, hanno scosso le anime e i sentimenti di tantissimi. La vostra storia ha fatto il giro del mondo, ho ricevuto meravigliosi messaggi, lettere, poesie e canzoni da persone che, seppur lontane, si sono sentite vicine. È accaduto qualcosa di straordinario e questo non deve essere sprecato. Vi prometto che non dimenticheremo, siate per tutti noi maestri di quelle virtù indispensabili ad ogni essere umano che rispetti la vita altrui quanto la propria. Figlia mia, è giunto il momento dei saluti. Aiutaci e dacci la forza di lasciarti andare. È tanto il dolore, ma ci deve confortare il fatto che non sei sola. Marco è con te, con tutto il coraggio, la bontà e l'amore di cui è cavaliere. Ci fa bene al cuore immaginarvi in un luogo di luce, di gioia, di pace e pensare che un giorno ci riuniremo. Amore mio, se così è, dacci la forza di andare avanti. Allieva poco a poco il nostro dolore, proteggici e veglia su di noi come un angelo. Grazie per l'amore e le gioie che ci hai regalato. Orgogliosamente ti custodiremo per sempre nel cuore. A te e Marco, il nostro infinito abbraccio. Ciao, amore mio. Mamma, papà e Giulio.
Becher. Ciò che mi colpisce di questa triste storia è, oltre alla scomparsa, è la consapevolezza di questi due ragazzi di vivere il momento finale in questa meravigliosa storia d'amore. L'altra cosa che mi colpisce profondamente è il coraggio di questi genitori, la loro dignità, la loro forza. È qualcosa di incredibile. Credo che non si possa stabilire, come ho detto prima, il modo in cui sia giusto affrontare il dolore, ma sicuramente se c'è un modo è questo. E uno dei pericoli, e come diceva giustamente l'avvocato, è quello dello sciacallaggio, no? È quello dell'audience, per cui bisogna che i genitori si proteggano e che l'avvocato e altre persone che sono intorno a loro li proteggano. Ma la cosa meravigliosa è che ha reso questa tristissima storia famosa in tutto il mondo è questo amore, perché, dice la mamma, bellissima questa lettera, faccio i complimenti alla signora per la delicatezza, per la sincerità, per il coraggio, perché qui si tratta di avere coraggio. È proprio questo aspetto. Mi piace pensare che tutto questo amore, che questa bellezza vada da qualche parte e sia da qualche parte. Ce l'auguriamo con tutto il cuore, ragazzi, perché descriverle, parlarne sembra una cosa, dice, tanto se ne parli, c'è il conduttore, io sto facendo una forza immane per bloccarmi, però dobbiamo farla, dobbiamo ricordare per non dimenticare, sembra un gioco di parole, ma è proprio così. Lei, infatti, presidentessa, so che fra poco avrà un concerto lì in quel di Campo San Piero, proprio per ricordare. Per ricordare tutti i nostri ragazzi che sono morti, anche quelli che non conosciamo, insomma. Ecco, allora ogni anno per ricordarli facciamo questo concerto ai Padri Santuari di Campo San Piero. Quest'anno c'è l'orchestra polifonica di Campo d'Arsego, diretta dal maestro Mario Costa e tutti i 25 solisti. Lei è diventata presidente, però facendo parte di questa associazione, vuol dire che qualcosa... Perché mi è mancata una figlia in un incidente stradale. Quanto tempo fa? È già 20 anni, però è come fosse ieri. Cioè, una mamma riesce comunque a superare il dolore col tempo? No. Ecco, questo mi interessa. No. Perché qualcuno dice, vabbè, passa il tempo cancella tutto, insomma. Tempo no, sfugge. Non è facile cancellare queste cose, ce le porteremo fino alla morte, io penso. Anche perché a me ne sono mancati 2 figli, no? In incidente stradale. 2 figli addirittura? Sì, 2 figli. Giannino, io credo che il dolore più grande è anche ascoltare la delicatissima lettera che ha scritto Visarò alla sua figliola, insomma, no? Da lì a qualche... Io l'ho tenuta custodite gelosamente nel cassetto del mio ufficio, e poi dice prima o poi la tiro fuori, perché devo far conoscere anche ai malevoli, ai disgraziati, a coloro i quali hanno fatto tanto male anche a questa famiglia, no? E prima o poi, se le cose non andranno secondo i nostri desideri, metteremo al bando, accuseremo anche coloro i quali hanno fatto del male a questa famiglia. Non mi vergogno e ne ho paura di nessuno, perché la verità deve venire sempre a galla, sempre. E occhio, attenti anche alla giustizia, anche ai signori giudici, comportatevi adeguatamente secondo quello che sono, diciamo, i canoni della correttezza e della giustizia, va bene? Quindi, Giannino, cosa ha provato
L'ho visto che si è commosso parecchio. Beh, assolutamente sì, perché insomma il dolore è ancora grande. Prima stavo un po' concludendo il discorso, uno si chiede ma cosa fai per... Allora, sin dai primi giorni dopo la tragedia, io, mia moglie Daniela e anche i genitori di Gloria, Loris e Manuela, tutti assieme abbiamo manifestato l'intenzione di fare qualcosa che possa ricordare questi due splendidi ragazzi, possa far del bene e in qualche modo cercare di tramutare il male in un qualcosa di bene, no? Prima, infatti, il titolo è abbastanza eloquente. La cosa che ci è venuta in mente è stata quella di mettere in piedi una fondazione, ma allora erano parole dettate anche un po' dalla circostanza, le prime parole che escono, eccetera. In realtà siamo andati avanti, abbiamo già costituito il comitato promotore, perché per la promozione ci vuole un iter, per la fondazione ci vuole un iter un po', diciamo, più lungo e anche una certa disponibilità finanziaria. Si è deciso di utilizzare i fondi che eventualmente arriveranno da Londra sotto titolo di risarcimento per alimentare questa fondazione. E abbiamo dato un nome che per noi è bellissimo. La torre che si è incendiata si chiamava Greenfield Tower e noi abbiamo chiamato la fondazione Greenfield Love. Greenfield, stesso nome, però l'amore, nel senso che il male deve essere sconfitto dal bene, e questo, diciamo, questa iniziativa ci aiuta molto. Proprio oggi a mezzogiorno è stato messo in rete il sito della fondazione, che ripeto non è ancora fondazione vero e proprio, ma è un comitato realizzato da alcuni dei ragazzi che fanno parte del gruppo, degli amici, diciamo, di Marco e Gloria. Abbiamo anche questa grossa fortuna di avere un gruppo di oltre 40 ragazzi e ragazze splendidi, che oltre al supporto, diciamo, morale, ci stanno dando anche una mano nel concreto. La cosa bellissima è che il sito è stato realizzato da quattro di questi ragazzi, e non c'è soddisfazione maggiore che vedere una cosa creata dai loro amici. Sarebbe stato molto semplice andare da un professionista, ok, si paga, però insomma è una cosa asettica, fredda. In virtù del fatto che alcuni fanno più o meno questo lavoro, l'abbiamo realizzato e devo dire che è bellissimo. Eccoci ancora in studio e vorrei adesso... poi torneremo ancora con gli amici, sentire i pareri ancora dall'avvocato, perché dobbiamo far capire agli italiani che cosa si nasconde dietro tutte queste situazioni. Claudio Mengato mi ha sempre parlato di questo nipote che ha sofferto più della sua vita e l'ha perso da poco tempo. Quanti mesi? 2 gennaio di quest'anno. 2 gennaio di quest'anno. Ed era un nipote che lui amava tantissimo, sì, no? No, amavo di più. Poi la cosa che accomuna con Marco è che era tornato da Londra ad agosto e poi si è ammalato i primi di ottobre. Di quale malattia? La plasia midollare, che praticamente ti va a distruggere le piastrine e anche tutte le difese immunitarie. Comunque io volevo iniziare con una frase che lui diceva sempre, sono commosso anch'io, diceva sempre, trova il tuo pensiero felice. Felice. Che è di una semplicità, però di una grandezza immensa, perché questo ragazzo che in 3 mesi in camera di rianimazione non si è mai lamentato, non si è mai, mi viene a dire anche imprecato, non l'ha mai fatto, anzi tutt'altro, pregava e so che... da solo, prendeva la mano di mia sorella, la mia, e ci faceva dire le preghiere. Tu mi hai raccontato qualcosa di particolare quando si è avvicinato... Mi vergogno, però lo dico. No, devi dire, vergognarti di cosa, perché, cose straordinarie. Perché quando mi arrabbio, come fanno quasi tutti gli uomini, ti viene in mente qualche cosa, dire qualche imprecazione. E lui cosa fa? E lui un giorno mi chiama e fa: vieni qui zio, vieni vicino a me,
fa, mi devi promettere che non lo fai più. E mi ha fatto un segno della croce. Pensa che il nostro Antonio Tosello, che tu vedi su e giù perché si dà da fare, mi aiuta, è il mio coautore, insomma, no? Perché mi dà una mano di quelle grandi per realizzare questa trasmissione. Se mi venisse a mancare, nel senso che non dovesse darmi più una mano, non so come farei, insomma. Ho bisogno assolutamente del suo apporto e del suo aiuto, come ho bisogno dell'aiuto di chi ha l'audio e di chi è in regia, Giuliano Tristo, che sono persone straordinarie, come i cameraman che sono qua, che mi danno una mano. Ragazzi, io c'è Nicola, io i nomi magari me li dimentico perché sono un po', è l'età e sono diversamente giovane e quindi dimentico. Comunque vi voglio bene veramente, perché siete straordinari, che con poco diamo tanto, tantissimo, quindi siete fantastici. Dicevo che Antonio ha preparato un qualcosa per te e per il tuo nipote, vogliamo vederlo? E per mia sorella, che ci tengo. Anche per tua sorella. Figlio unico anche lui. Certo, certo, anche per tua sorella. Riccardo Ripollino. Ripollino. Vediamo. Vai, regia. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. Stay with you. Grazie comunque, questa cosa meravigliosa. Tocca a te. A proposito, Vito, prima tu hai non chiesto... Non ti faccio parlare perché sei... Un po' commosso. Un po' tanto. Hai chiesto prima... Calmati perché poi voglio sentirti, sentire il ricordo che hai. Prego. Hai chiesto prima alla signora se il dolore col tempo passa. In realtà il dolore non passa mai. Il dolore si trasforma in una forza interiore dal momento in cui riusciamo a trarre da un materiale così devastante delle cose meravigliose. Tutte le persone che sono qui questa sera, che hanno vissuto un dramma, hanno visto, e forse sono ancora in questa fase, nella fase della, soprattutto i genitori di Marco e Olga, nella fase iniziale della disperazione. Il dolore poi si trasforma man mano che si portano avanti dei progetti che potevano, non solo che possono ricordare questi due ragazzi, o che possono ricordare qualsiasi ragazzo morto di incidente stradale o morto di malattia, ma che siano progetti che facciano prevenzione, che evitino
ad altri. Ho sentito dire, l'avvocato qui ci, magari ci potrà dare qualche informazione, che questo palazzo era, questo Torre di Londra, non era costruito secondo i criteri con il quale doveva essere costruito. E quindi, se ha un senso tutto questo, il dolore si trasforma, non sparisce mai, ma trasformando il dolore, in realtà noi passiamo dalla fase di disperazione, piano piano, alla fase della nostalgia, della dolce nostalgia. Ma io vorrei, dopo torneremo a parlare di Gloria e Marco, però io vorrei ancora soffermarmi su Riccardo, sul nipote. Ecco, tu per te era un amico, insomma, no? Un figlio amico. Il mio terzo figlio, perché era il più giovane dei miei due, ed erano molto legati anche fra di loro tre, perché erano proprio un'equipe, un gruppo, erano vulcanici, erano era bello, c'era proprio un aneddoto, te lo ricordi? Se lo ricordi, se no non è... No, adesso ti ho detto prima, ma lui aveva di tutto, perché lui proprio era innamorato dell'amore. Lui voleva bene, pensa che il 2 di settembre doveva fare la testimone a sta ragazza che hanno lavorato per un certo periodo assieme. C'è stato anche un periodo in cui il moroso, ora marito di questa ragazza, si era un po' ingelosito, ma non c'era motivo, perché lui proprio esternava e anzi aiutava. E gli ha insegnato a sta ragazza, lo dico e la ringrazio, la tecnica della saponetta. Io chiedo alla Valentina, ma sta tecnica in cosa consiste? Quando tu sei triste, quando qualcuno ti assale, quando qualcuno ti dice qualcosa che ti fa star male, fai finta di fare la doccia con la saponetta, ti lavi e vai sotto l'acqua e ti va via tutto. Io non riesco a capire un ragazzo di 25 anni che faccia di questi discorsi, di 25, allora ne ha avuto 22, 23, che riesca a fare queste cose che sono... Forse lei mi insegnerà, dottore, che sono cose che uno che ha fatto anche un certo tipo di studi, o che... però lui era proprio il voler bene, star bene con tutti. Lui ha fatto tanti sport, tutti quelli che ho sentito. Sembra quasi che migliori se li portano via proprio, non so, sì. Come lo scritto che voi avete letto e avete sentito della mamma di Gloria, ha scritto, dice, vabbè, evidentemente c'è un piano superiore alle nostre capacità e possibilità di intendere e volere, insomma. Pensa, quindi... Vito, che in cimitero ho dovuto mettere una cassettina perché arrivavano messaggi continuamente da tutti gli amici. Ho messo una cassettina in maniera che poi il vento non li portasse via. Scusa, perché l'ADMO? L'ADMO è l'associazione donatori di midollo osseo, che qui c'è la nostra presidente, immensa presidente, che è la Paola Baiguera, che casomai poi lei vi... No, un attimo, venga qua tranquillamente, perché dobbiamo capire anche queste cose, altrimenti... Ecco, che cosa è necessario? Lei è Paola Baiguera. Baiguera. Ah, Baiguera. Sì. Vabbè, scusi. È il suo problema. Diversamente giovani e si dimentica... È il cognome il difficile. Cognome. No, è facilissimo. Baiguera. Vede che l'ho imparato? Perfetto. Ecco, l'ADMO, lei come presidente, cosa... deve comunicare a tutti gli amici che sono a casa, ai giovani. È quello che diceva prima, la trasformazione. Riccardo e con lui tanti amici ci hanno insegnato a trasformare un dolore in energia positiva e cercare giovani tra i 18 e i 35 anni che si informino, si sensibilizzino e diventino donatori di midollo osseo. Stiamo parlando dell'unica terapia, il trapianto di midollo osseo, per chi è malato di leucemia e in attesa di trapianto. E quindi è l'esperienza un po' che ha vissuto Riccardo in ospedale, isolato, da solo, giovanissimo, è partito prestissimo e ci ha lasciato questi fantastici sorrisi e sono la nostra benzina, ecco perché Claudio è così instancabilmente attivo con ADMO. E con lui tanti volontari che su Padova e su tutta la provincia ci aiutano a raggiungere altri giovani. È con il ricordo di questi ragazzi che ci guidano che noi vogliamo andare incontro ad altri giovani e a dare un esempio di dono e un esempio di vita. Grazie. Grazie. Grazie, grazie. No, ma grazie a noi, grazie a voi, perché cerchiamo di capire e imparare qualche cosa. Prego Claudio. Una cosa che molto ovviamente Paola si è dimenticata è che dal primo di gennaio di quest'anno fino a metà ottobre, mi pare, 800 ragazzi sono andati a farsi tipizzare, quindi per eventuali donazioni di midollo osseo. In provincia di Padova parlo questo. Positivo, grazie a lei, insomma, che ha sensibilizzato le piazze con l'ambulanza.
portare 800 ragazzi a diventare donatori. Bisogna far conoscere, bisogna portare. Sì, e poi anche sfatare la paura che non è più il prelievo del midollo spinale come una volta, ma viene preso da un osso della natica, che non mi ricordo il nome, però bisogna sfatare che non c'è nessun pericolo, anzi, poi proprio la gioia, il gusto del donare, fare qualcosa per gli altri, per ricordare e anche per mitigare il dolore che uno ha. Come diceva prima il signor Giannino, perché l'unica soluzione, non ce ne sono altre, quello di dare, donare e donarsi per. E aspetto ancora, perché vedo che non si è rassicurata ancora la signora Marcato, è ancora agitata, quindi aspettiamo un altro pochettino, va bene? Perché voglio che lei me lo racconti senza lacrime, con tranquillità. Vedi che lo sto mettendo a suo agio tranquillamente, giusto? Ci proviamo. Sì, ci proviamo. Io però prima voglio, ho fatto l'insegnante per 35 anni, insegnavo italiano-latino, quindi sono stato anche professore suo, eh? No. Quindi per dirti quanto giovane sono io. Stavo dicendo giovane sono io. È la prima volta che arrivavi a Padova. È vero, i primi anni che ero a Padova, perché tutti sanno che io sono pugliese doc. Pugliese. Vabbè. Detto questo, con grande onore comunque, questo, non è che lì il mio amico Antonio ha scritto a cura di Vito Monaco, no. Magari avessi avuto io l'intuizione di quello scritto. È un giornalista veneziano, che adesso mi sfugge il cognome. Giovanni Montanaro, forse. Bravo. Che io ho inciso. Ho detto, ma quanto mi piace questo articolo, che non conosceva personalmente né Gloria né Marco, e questo ti fa venire fuori un articolo che ho detto, signori, anche se non sono Gassman, però lo leggo e ho chiesto l'aiuto all'amico ingegnere Marco Di Flaviano, che è il mio regista personale, quello che mi cura le immagini, e dico fammi qualcosa di carino, fammi vedere la positività di questo articolo, la bellezza di queste parole che sono venute fuori dall'animo di questo ragazzo, di questo giovane giornalista. Io ve la faccio riascoltare. Vai regia. Insieme per sempre. Lei ha i colpi di sole, il sorriso che viene sempre bene nelle foto, l'abbronzatura di quelle che la prendono subito, ha la giacca di pelle, la gonnellina gialla, una spilla che pare una farfalla. Ha qualcosa di romantico, di furbo insieme. Lui ha i baffetti che vanno di moda, ha la Rovazzi. Il sorriso che non viene sempre bene nelle foto, ma d'altro canto è un maschio. Ha la camicia bianca e il parka e spesso gli occhiali da sole. Sono belli, sono innamorati, felici, si baciano, si fotografano insieme. Ha qualcosa che li lega, che li porta via. Sono giovani, ma paiono freschi e pronti al tempo stesso come certi frutti. Hanno talento. Il suo si vede su Instagram, dove lei posta i suoi disegni. Ha un tratto esatto, secco, di quelli che non si perdono, ma sanno vedere i dettagli. Sanno mettere tutte le linee che servono, senza approssimazione, come se la realtà fosse paziente, faticosa, bella da conquistare. Disegna loro due, insieme, ma disegna anche altri volti, bianco e nero, Natalie Portman, Marchisio e persone che conosce lei. Forse disegna anche sconosciuti, immagini della sua testa, chissà che cosa la muove da sotto. Chissà cos'è questo desiderio di fermare il tempo, di bloccare tutto, che non se ne vada senza neanche immaginare che potrebbe andarsene all'improvviso, da un momento all'altro. No, non c'è presagio, tutt'altro, istinto di non perdere le cose. Ma a me pare che non ci sia nulla se non spensieratezza, gioia. Loro due sono sempre pieni di luce, tra grigliate e bicchieri, inseguendo i cigni e gli arcobaleni in un negozio di lampadari, luce.
si laureano allo UAB, voti altissimi. Decidono di partire per Londra, sì, per gli architetti è difficile in Italia. Ma non è solo quello, è anche un po' di voglia, un'avventura, la grande città, le grandi occasioni. Del resto sono bravi, trovano lavoro presto e trovano anche una casa. Chissà quante ne hanno viste prima di sceglierla. Chissà se ce n'era un'altra che avrebbe potuto scegliere. Ma questa è più bella. Il grattacielo Greenfield, anni 70, modernariato, stili per i quali gli architetti vanno pazzi. E poi hanno i negozi al pian terreno, utili, e gli appartamenti sopra. Si informano. C'è stata una ristrutturazione recente. Pare tutto in regola, sicuro. E sono in centro tra Nottingham Hill e Portobello Road, roba che tutti vengono a trovarti, anche se non sai dove farli dormire. E poi sono alti, nei piani sopra, e c'è quella finestra da innamorarsi, che ci si può anche mangiare davanti e si veda tutta Londra. E pare che il mondo sia tuo, che poi il mondo non è di nessuno, ma qualche volta ti sembra di averlo tutto. Magari a lei era venuta voglia di disegnarla quella città, come se fosse anche lei un volto. Vivere insieme un'avventura, e poi cos'è che succede? E poi chissà cosa ti riserva la vita. Non è che il destino sia più tragico per i belli o per i brutti, per i bravi e per gli incapaci, per i santi o i criminali. Certo che quando tocca i giovani, a due giovani così, è qualcosa di troppo grande da sopportare. L'attimo, le coincidenze. Perché proprio lì? Perché proprio a loro? Penso a loro due. Penso a quel tavolo meraviglioso davanti alla finestra. Mi immagino che sopra ci fosse qualcosa da mangiare, un libro, un disegno che non verrà mai finito. Poi tutto che accade. Senza spiegazione, con l'ingiustizia che fa la vita, troppo grande da sopportare. Niente può consolare. Restano le foto, i disegni, poca roba, quasi niente. Eppure c'è. Resta la certezza che sono sempre stati insieme, che sono rimasti insieme. Giovanni Montanaro. Questo giornalista che ha scritto un capolavoro. Scrittore e quindi, giornalista. Scrittore e giornalista. Io mi sono sentito in dovere, ho prestato indegnamente la mia voce. Posso aggiungere una cosa? Prego, prego. Allora, per ringraziarlo di quello che ha scritto, noi quattro genitori siamo andati a trovarlo a Venezia, alla Fenice, una domenica che presentava un suo libro. E così ci siamo conosciuti e ha detto di aver scritto questo solo guardando le foto e avendo letto qualcosina. Sembrava che li conoscesse da anni, un personaggio fantastico. Cioè, sì, perché ha descritto in maniera oculata tutto quello che erano, rappresentavano questi due giovani. Hanno capito anche che per poter vivere bisognava... Sai, il sogno dei giovani, quello di raggiungere la capitale inglese, Londra, laddove c'è la possibilità di trovare lavoro per due architetti, perché dicono che in Italia era difficile trovare. Infatti davano soltanto, e questa è una vergogna che noi accusiamo in diretta, e di state attenti che da un poi vi teniamo d'occhio, sotto controllo, perché dovete smetterla di sfruttare questi giovani, perché davano soltanto 300 euro per poter avere il lavoro di questi ragazzi, lavoro straordinario, e poi è facile firmare architetto, tizio e caio, dopo che un architetto giovane ti ha fatto il disegno, te l'ha presentato, che dai una mollica e tu ti tieni tutto il pane, insomma, quindi non è adeguatamente corretto. Io sono contro i soprusi, contro gli indegni, e so che l'avvocato mi viene dietro su queste cose.
perché dobbiamo lottare sempre contro coloro i quali ne approfittano delle persone deboli o no. Credo di avere questa fama, non sono molto amata in certi ambienti proprio perché non amo i compromessi e soprattutto a volte solcando il limite di quello che è la procedura civile. Qualcuno dice antipatica, invece non la conoscono, quindi non conoscono. Lei è per la giustizia vera, capito? Quindi perché va alla ricerca di quelle cose che è giusto che ciascuno abbia, no? Diciamo. E chi ha sbagliato deve pagare. Tutto là. Non sempre parlo. Lo so, cara signora, qui sarà un altro, in un'altra trasmissione parleremo di queste situazioni. Posso aggiungere sull'argomento? Certo. Allora, l'anomalia un po' tutta italiana è che effettivamente la nostra società e lo Stato i giovani li prepara, perché questo è un caso molto emblematico. Però quello che è anomalo è che poi non riesce a sfruttare, tra virgolette, a sfruttare queste persone che sono state, tra virgolette, aiutate dalla famiglia, dalla società, per cui diciamo un costo globale per arrivare a determinate conoscenze. E però dopo la società stessa non riesce a sfruttare questo. Questa è una grossa anomalia. Poi il fatto del viaggio a Londra, ecco, a parer mio non bisogna anche stare attenti a non demonizzarlo il viaggio a Londra, nel senso che per qualsiasi, non era la nostra intenzione, per qualsiasi attività ritengo che sia indispensabile avere un'esperienza oggi come oggi per imparare la lingua e per acquisire nuove conoscenze. Quando noi siamo stati a trovarli a fine aprile siamo rimasti esterrefatti dalle amicizie in poche settimane che loro si erano fatte, ma avevano amici giapponesi, thailandesi, oltre che inglesi, italiani, turchi. È una cosa eccezionale. Ecco. Però sul primo punto sono assolutamente d'accordo. Perché... Esatto. Insomma, i londinesi, poi ce lo dirà l'avvocato, dopo il filmato che faremo vedere, perché sono stati civilissimi e sensibilissimi. Allora, è pronta? Prontissima. Allora aspetta un attimo. Un altro pochettino, tranquilla. Un respiro a fondo. Vede, già sta avendo serenità e tranquillità. Sa perché? Perché c'è la Regione Veneto, insieme all'ASL, no? Che hanno deciso di dire basta per quello che riguarda i comportamenti malevoli sulle strade. Infatti, vedete, dice sicurezza stradale si può fare, i comportamenti virtuosi sulla strada di solito non lo faccio, ma da oggi, leggi qui, vanno gli alunni e dicono mettete la crocetta su queste. Gli faccio indossare la cintura di sicurezza a chi viaggia con me, indosso la cintura di sicurezza anche sull'autobus, uso il seggiolino in auto, mi fermo in prossimità delle strisce pedonali, da pedone e ciclista indosso indumenti e accessori bianco rifrangenti al buio, non usi il cellulare quando guido, state attenti. Riesci a fare ancora un po' di più il primo piano? Questi qua, regia, cameraman, non salgo in auto con chi guida dopo aver bevuto alcolici, perché è importante che leggano anche, non effettuo sorpassi azzardati, non sono aggressivo alla guida. Non super poi ecco, i limiti di velocità, ma soprattutto vedete, non uso il cellulare quando guido, mettete la viva voce, mettete gli auricolari e poi basta lenzuola bianche sulle nostre strade, sicurezza stradale si può fare. La terza domenica di novembre c'è la giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. E adesso vengo da lei, signora Marcato. Cosa è successo? Allora, è tranquilla adesso, no? Facciamo una chiacchierata come se stessimo al bar, io e lei, no? Le offro un caffè virtuale, se lo gusti, e mi racconti. Allora, nel 99 mio figlio è uscito in moto. È uscito in moto? Con un suo amico. Con un suo amico. Un suo carissimo amico. E hanno avuto un incidente. Una macchina non ha rispettato lo stop.
è l'automobile che non ha... L'automobile non ha rispettato uno stop e li ha buttati fuori strada. Tutti e due? Tutti e due. E la peggio l'ha avuto mio figlio, il suo compagno non si è Dove fatto per... Dove è successo questo? A Este. Este in provincia di Padova, lo dico per gli italiani che stanno seguendo questa trasmissione. In quell'incidente mi sono sentita dire da un medico, signora vada al santo perché è successo un miracolo. Suo figlio, io non ho mai visto, ha detto quel medico, una persona che si salva con l'aorta strappata. Oltre ad avere avuto la vena aorta strappata e si è salvato, operato subito, si è salvato, aveva avuto anche lo strappamento del plesso brachiale, che poi lì l'abbiamo portato a Vienna, tre interventi lunghissimi, uno 19 ore, uno 16, uno 12 ore. Il ragazzo ha sofferto un anno in un modo incredibile e anche lui non si è mai lamentato, ci dava coraggio a noi, andrà tutto bene. Un ragazzo di 23 anni che perde un braccio, l'uso di un braccio. Dopo un anno è uscito in macchina sempre con lo stesso amico. In una curva sono usciti di strada e mio figlio è morto. E lì proprio non riuscivamo più ad alzarci perché abbiamo fatto di tutto per salvare un braccio. Siamo andati a ringraziare Sant'Antonio per il miracolo, perché veramente il medico ha detto: io signora nella mia carriera non ho mai visto una persona che si salva con l'aorta strappata. Grazie. E dopo, come ci siamo rimessi in piedi, dopo 4 anni, mio figlio cantava, lui era un ragazzo solare, cantava, sotto la doccia cantava, canticchiava. Dopo 4 anni ho detto, devo fare qualcosa, avevo il bisogno di fare qualcosa. E ho chiesto ai miei familiari di lasciarmi andare via da sola, perché avevo proprio il bisogno di stare da sola, perché in quei 4 anni ho cercato di aiutare mio marito e mio figlio. L'altro figlio. Sì, un altro figlio. Che più giovane? Più grande. A sopravvivere a sto grandissimo dolore, perché i miei figli vivevano, erano come due gemelli, anche se avevano 3 anni di differenza, erano come gemelli, erano sempre assieme, sempre assieme. Andavano a farsi la doccia e l'altro era seduto in bagno che gli raccontava cosa aveva fatto durante il giorno. E dopo 4 anni sono andata via da sola. Allora mio figlio ha detto, no, non vai via da sola, ti porti il nipotino. Avevo un nipotino di 2 anni. Ero al parco e assieme a lui canticchiavamo così. E ho detto, adesso vado a casa. Era luglio. Vado a casa e voglio fare un concerto. Voglio fare un concerto per mio figlio in memoria di mio figlio. Allora sono andata dal parroco, ho chiesto la chiesa per fare sto concerto, poi andando in cimitero incontravo altre mamme e mi sentivo un po' in colpa verso ste mamme, io che facevo qualcosa per mio figlio e loro no. Allora le ho invitate a casa mia e insieme abbiamo creato l'associazione per non dimenticare. Abbiamo fatto sto concerto che è stato un successone. Una chiesa strapiena di gente. Il parroco quella volta mi ha detto, sì, guarda, non ci sarà tanta gente, però fallo lo stesso. No, il non ci sarà tanta gente, la chiesa strapiena, addirittura fuori, c'era gente fuori della chiesa. Penso un po'. Ecco, e ogni anno lo facciamo e ogni anno è un concerto che ci dà soddisfazione. Che è questo, adesso lo facciamo vedere. È questo qui. E questo qua, dunque, per non dimenticare, concerto, 15ª edizione, non so se riuscite, mi alzo io così. Viene fatto nella chiesa dei Santuari Antoniani a Campo San Piero. Così? Ecco, metto qua, fallo vedere tutto.
E poi ci sarà Vespere del Confessore, Laudate Domini, Messa della Coronazione per Gloria, questo qua. Ecco, guarda, bellissimo, ragazzi. Dovete partecipare, che stupendo. Dove è? A Campo San Piero questo? A Campo San Piero ricorderemo anche Gloria e Marco. E ho visto. Bene, ha visto che è riuscita a parlare, a dire la sua... Prego. Noi andiamo anche nelle scuole a fare sicurezza stradale, abbiamo un progetto. Questo per non dimenticare, stia comodo che lo faccio vedere io meglio. Diceva lei, signora, lo faccio vedere meglio così. Ah, ecco qui Gloria, ecco. Marco, sono così. Vedi? Lo tengo qua, prego la regia a farlo vedere, perché è giusto che le cose belle si facciano vedere. Questo è un bel concerto, si ricorderà questi due ragazzi, Gloria e Marco. Va bene? Riuscite a leggere da casa? O volete che la cameraman faccia uno zoom? Bravo! Cameraman, dice qualcuno, eccolo qua. Ecco che bravo. Coro Polifonico di Campodasso. Grazie signora. Ed è nella chiesa dei Santuari Antoniani a Campo San Piero. A Campo San Piero. Il dottor Pecere voleva dirmi qualche cosa. Sì, cosa voleva dirmi il dottor Pecere? Volevo fare i complimenti a queste persone. Perché soprattutto per il coraggio che hanno avuto. E volevo citare un signore che circa 100 anni fa disse: ho studiato per tutta una vita la psiche umana, ma provo davvero invidia per tutte le persone che riescono a trasformare il dolore in bellezza. Questo signore si chiamava Sigmund Freud. Freud, un grande amante, mio figlio amava Freud, scriveva ogni giorno una frase e l'ultima ce l'ho in una lavagna scritta e c'è scritto... La cosa non importa. Che sarò giudicato pazzo, ma la carriera degli uomini geniali è cominciata dalla disperazione. Bellissima. Perché io credo che la bellezza faccia rima con utilità e faccia rima con la trasformazione del dolore. Ha mai sognato il figlio? Io mi sono sognata di mio figlio poco dopo che era morto e mi sono sognata che aveva suonato il campanello, l'ho aperto, è entrato in casa e mi ha salutato e dopo è sparito. E adesso? E ultimamente? Non l'ho più sognato. Prego, lei... Io invece ho sognato un mese prima che mia figlia era morta e il funerale, e come ho sognato si è verificato. Invece posso raccontare un'altra cosa? E un suo amico l'ha chiamata all'1:30 e le ha detto: sai Elisa cosa ho sognato stanotte? Che sono venuta a trovarti e ho visto fuori l'epigrafe che eri morta. Dopo un'ora ha avuto l'incidente. Che dolore, mamma mia. Mi dica. Posso, Manuela, raccontare della nuvola? Sì. Prego. Allora, noi ci incontriamo lunedì sera, facciamo le nostre riunioni per l'associazione e un lunedì sono andata a chiudere i balconi, un balcone della stanza dove stiro. Siccome quest'estate al mare giocavamo così con degli amici a guardare le nuvole, come si trasformavano. Quella sera che avevamo la riunione, chiudo un balcone e guardo il cielo. E vedo una nuvola che sembra un cuore. Ho detto: mamma mia, che strana, una cosa che non faccio mai, che strana sta nuvola. Mi ha incuriosito. Questa nuvola si è trasformata, da questo cuore è uscito un angelo. Ho detto: no, non può essere, ma lo vedo proprio bene. Sono corsa giù per prendere il telefono, per fotografarla, ma era sparita, si era aperta sta nuvola, non sono riuscita a fotografarla. La sera incontro la Manuela e gli dico: lo sai Manuela che fra casa mia e casa tua, siccome confiniamo, sopra il campo c'era una nuvola e c'era prima un cuore e dopo si è aperta e è uscito un angelo.
Emanuela l'ha fotografata? La Manuela l'ha fotografata. Perché l'aveva vista anche lei? No, la Manuela dopo, tutte le sere o non so quando, continuava ad uscire. Aspetta che vengo qua che lo racconti. Vieni qua un attimo, così lo racconti. Sì, Manuela, vieni a raccontarla, perché questa... C'è più luce, vieni Manuela, vieni. Siamo tra amici. C'è chi non può non credere, ma è successa. Cos'è che è successo? No, il giorno era il giorno della festa degli angeli, che era anche il giorno della festa dei nonni. Era il 2 ottobre. Il giorno dopo avrebbe compiuto gli anni Loris. Sì. E così, per caso. Il papà di Gloria. Mi è stato regalato da Giulio, mio figlio, un cagnolino, un cucciolo. Sì. Ogni 2-3 ore lo porto fuori. Quella sera, dopo un'ora, ho dovuto riportarlo fuori perché era irrequieto. E come sono uscita, mi sono portata il telefonino e ho guardato il cielo. In questo cielo io ho visto un cuore o un angelo. Ho fotografato questo cielo e proprio quella sera io avevo come ospiti a cena mia nipote Giorgia, che è una sorella per Gloria, e altre due amiche di Gloria. E quando ho fatto vedere il telefono sono rimaste un po', insomma, stupefatte. Avevamo già scelto per Gloria, in cimitero, lo sfondo da mettere sulla lapide, perché è una lapide un po' particolare, di cristallo, con una foto, con loro, insomma, un po' particolare. E a quel punto, con Giorgia, abbiamo deciso di cambiare il cielo, lo sfondo del cielo, con questo. Chi va in cimitero a vedere Gloria e Marco noterà questo cielo, noterà questo angelo, noterà questa nuvola particolare, ed era il giorno della festa degli angeli, della festa dei nonni, il giorno prima che papà compisse gli anni, e la sera che avevo per la prima volta ospiti le sue amiche, le sue cugine. Ma soprattutto sua sorellina, diciamo. Io credo che per me è importante, per me, certo, per me è una cosa straordinaria, per me è un segno. Ecco, io solo questo dico. Può darsi non sia vero, però per me lo è, e questo mi fa stare bene. Grazie Manuela, grazie, bellissimo. Io l'ho raccontato solo alla Manuela quella sera, perché so che nessuno ci crede a queste cose, pochi ci credono. Allora, uscendo dalla riunione, ho detto: Manuela, sai cosa è successo? E lei, da brava, le ha controllate tutte le sere. E adesso io vi faccio vedere come abbiamo così pensato all'ultima, diciamo, chiamata ai genitori da parte di Gloria. È un nostro modo di vedere. Vediamo, regia, vai. Mamma, è successo qualcosa? Qualcosa di brutto? Ci sono i pompieri, dicono che andrà bene, ma da qui non possiamo uscire. Siamo bloccati, mamma. Mi sono resa conto che sto morendo. Don't try to fix me, I'm not broken. Grazie per quello che hai fatto per me. Suddenly I know I'm not sleeping. Sto per andare in cielo. Ti aiuterò da lì. È un'interpretazione di una nostra conoscente, della signorina Giorgia Rampazzo, che ha voluto creare questa telefonata così tanto per far capire bene o male
Giorgia, cioè scusate, Giorgia Rampazzo, per farvi capire, ecco, che cosa può aver detto, non lo sappiamo, non lo sapremo mai, perché sono segreti che si tengono dentro anche, diciamo, i genitori. E io non avrei e non voglio mai sentire, insomma, non voglio. C'è un proprio, limite oltre il quale. Oltre il quale io non riesco. Lei brava, bravissime, loro due sono state straordinarie, la forza indescrivibile che hanno avuto. Questo, diciamo, poi vi farò vedere l'ultima parte, l'intervista che è stata fatta ai genitori a Londra, che poi è stata mandata in rete da una televisione molto importante in Inghilterra. E mi pare che tu mi hai detto che hai avuto modo di capire che il popolo inglese è un popolo straordinario, insomma, no? Ma l'intervista è stata rilasciata a Channel 4, che è la paritetica della nostra Mediaset, al TG serale, per cui nell'ora di massima punta, e ho ricevuto proprio ieri da parte di Channel 4, che mi comunicava per riferire ai signori Trevisan, che hanno ricevuto e sono stati subissati di telefonate e addirittura di presenza con la propria persona nell'andare a portare le condoglianze e sostegno, ed essere stati molto molto colpiti da quella che era la forza, insomma, il riserbo e il modo con cui loro hanno potuto esprimersi. La compostezza, l'unione, la famiglia unita nel sostenersi l'uno con l'altro, cosa che ho provveduto a fare immediatamente alla famiglia. E soprattutto anche la giornalista, nel giorno successivo al mio rientro in Italia, mi scrisse proprio comunicandomi in via molto informale e personale di essere stata molto 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 colpita dai genitori. Ribadisco che prima, dopo che avevo comunicato che era imminente il nostro arrivo a Londra, le TV si sono premonite di presenziare nello studio legale che abbiamo a Londra, però si sono attenute rigorosamente, senza proprio creare nessun imbarazzo, a quelle che sono state le richieste di una censura radicale, nel limitarsi esclusivamente all'interno di una dinamica che rispettasse il dolore e di non andare oltre quello che era l'esigenza della curiosità. Per cui io avevo indicato esclusivamente un'unica domanda che era nell'esigenza della famiglia, un ringraziamento che sentivano di doveroso fare al popolo britannico, e poi in base a come sarebbe stata l'empatia fra la giornalista e la famiglia, i signori Trevisan, che cosa fosse accaduto. Devo dire che hanno rispettato tutto. Io ho filmato l'integrale intervista perché poi c'era anche la condizione che qualora la sera stessa, quando l'avrebbero appunto rivista nella loro coscienza di che cosa avessero detto, io avrei avuto la possibilità di stoppare l'uscita dell'intervista il giorno dopo a questo TG. Ed è stato rispettato tutto. Dopo che i signori Trevisan, nel rivedere il filmato, che poi io immediatamente ho distrutto perché non volevo che rimanesse niente nelle mie, quelli che erano i miei apparati tecnologici, e hanno dato il via all'autorizzazione alla messa in onda. Però vedi, ma è stato messo su Facebook e lì sono andati a scopiazzare i giornalisti, hanno preso notizie, hanno fatto articoli l'indomani. Il guaio, sì. Qual è stata una ingenuità, insomma, no, i giornalisti qui subito hanno fatto una pressione strenua. Devo dire che io sono stata anche rintracciata telefonicamente mentre mi trovavo a Londra dai giornalisti italiani, ovviamente c'era il mio massimo riservo, e il signor Loris Travis aveva detto: sì, abbiamo rilasciato un'intervista a Channel 4. Ovviamente Channel 4, dopo la messa in onda, era ormai nel circuito telematico di internet, e sono stati così abili ad andare proprio a rintracciarla e a spiattellarla senza nessuna autorizzazione direttamente nei giornali italiani. Purtroppo, questa è la stampa, capito? Dice un prodotto, come che hai detto all'inizio,
che... La spettacolarizzazione, cioè il prodotto... Che tira. Anche perché nell'imminenza delle udienze che ci sono state il 14, il 4 novembre, adesso ne ho altre due, l'11, il 12 dicembre, però c'è questa morbosità non in quanto a quella che è la conoscenza di che cosa sta accadendo, ma che cosa si muove all'interno di questi genitori, che sono ovviamente ancora... freschi, colpiti dalla tragedia, che cosa ci muove dentro l'animo per una morbosità così curiosa come per dire ma sopravvivono, muoiono, vivono, che cosa si muove, che cosa succede? Cioè una curiosità che va al di fuori del confine di quello che, non dico rispetto della persona, ma di un'anima. Io mi chiedo se esiste un'anima, a parte che si vede quando un giornalista scrive con l'anima, da quello che scrive invece... che sembra proprio abituato a quella che è la cronaca nera, il come dettaglio. Come il giornalista veneziano, insomma, che ha scritto come se quella ha scritto col cuore, con l'anima, avendo visto soltanto. Adesso, onde ovviare tutto il resto, caro avvocato Sandrin, abbiamo mandato in ferie questa sera la signora Gina, che tra l'altro mi pare che la signora Gina domani sarà a Catanzaro. Sì, c'è questo personaggio della duplice, sì, a Catanzaro, domani si informo il pubblico che sta aspettando, sì, la signora Gina che è a Catanzaro. E che ci stanno seguendo domani. A Catanzaro anche, tranquillamente. A Catanzaro, sì, quindi ci stanno seguendo domani, l'avrete, la signora Gina l'avrete lì da voi. Fra l'altro so che i suoi TG stanno ottenendo un successo... Enorme, planetario. Che significa che la verità... colpisce sempre. Tanto che bloccano fino al 21 novembre a volte, però mi hanno detto che hanno sbloccato, non so se sia vero o bugia, comunque. No, però il governo ha avuto modo di farsi sentire. Certo. Adesso vi faccio ascoltare, perché poi voglio sentire Giannino, il fine di questa ancora associazione, fondazione che lui ha creato. Voglio far vedere l'intervista che questi signori hanno ricevuto lì a Londra e che in Italia nessuno si è degnato. Cosa hanno fatto? Due o tre giorni dopo Rai 1 e Company hanno preso alcune immagini e le hanno mandate nei loro TG. Io non ho rilasciato a nessuno, proprio nonostante fossi stata pressata, io non ho rilasciato a nessuno appositamente. Vediamo. Ci sarebbe tanto da dire di Gloria. Posso dire che fin da piccola Gloria è stata una bambina dolcissima, affettuosissima. A livello umano era una persona dolce, generosa, era una ragazza che amava abbracciare. Noi ci salutavamo abbracciandoci e ogni tanto lei mi diceva: "Mamma, mi abbracci?" Per me era meravigliosa. Mi manca tantissimo, però è venuta a Londra perché Londra è la città dove ogni giovane vorrebbe arrivare. È venuta a Londra perché dove abitavamo noi, in Italia, non c'è l'opportunità che da Londra. Era felicissima. Il mio desiderio non era quello che restasse qui, sicuramente, ma... ero molto preoccupato anche per quello, però quando ho visto che aveva già trovato un primo lavoro, poi un altro che gli dava soddisfazione, era molto contenta, contentissima di questo, perché era il suo lavoro, era quello che lei aspirava di più. Purtroppo. Ti senti impotente davanti a una cosa così? E non sai come aiutarla, la persona che è di là, la persona che ami di più, la persona che è un pezzo di te. Come la aiuti? Con le parole, sì. Ma non ci credi? Non ci credi a quello che sta succedendo? Non ci credi a quello che ti viene detto? È impossibile che a Londra succeda una cosa del genere? È impossibile che non si riesca a scappare, a scendere le scale? Eppure mi è stato detto da subito che era impossibile. La prima telefonata ho risposto io alle 2:38 ore italiane. Mi diceva: "Papà, c'è un problema." "E cosa c'è, Gloria?" Ho detto: "C'è un incendio." "Come un incendio?" E il fidanzato Marco mi dice che c'erano
i pompieri di tranquillizzarci un po' e anche che non era niente di grave. Di tranquillizzarla, però poi è stato drammatico il tutto, insomma. È veloce, velocissimo, troppo veloce. Troppo veloce. Si pensava che i soccorsi arrivassero in tempo, non si pensava. È comunque incredibile, incredibile, non... Impensabile. Non era vero, per noi non era vero. Era un film, era un incubo, ma non era vero. La nostra testa non lo accettava. E poi quando abbiamo visto l'immagine su Rai News, in diretta, così dopo un po', abbiamo visto le grenfie che era in fiamme. Purtroppo era vero. Ed era vero. Direi che lei ha lasciato i messaggi un po' a tutte le sue amiche, a noi e a una sua cugina, in particolare Giorgia, dove esprimeva dei sentimenti molto, molto importanti, molto profondi, che ora non mi sento di dire, perché sono cose talmente intime, talmente belle, talmente forti, che non mi sento di dire. Non ora. Non so se lo farò mai, ma non ora. Do you feel angry about what happened? No, io non saprei cosa dirle, cosa ho dentro. Non saprei descrivere quello che ho dentro. Non lo so. Io sento solo un vuoto grande, grandissimo, immenso. Ma non saprei dirle che cosa sento. Sicuramente non ho odio, perché non saprei chi odiare. A noi ha fatto vedere il cuore degli inglesi. Noi non possiamo altro che, come ha detto mio marito, ringraziare tutto di tutto. Insomma, doctor. Sì, questo ti sei commosso, ricorda. Ti sei commosso anche tu, eh? Sì, molto. Questo ci ricorda che tombiamo, è nostro dovere, dare un senso alla scomparsa di questi meravigliosi ragazzi. E il senso lo possiamo trovare soltanto, dice bene la mamma di Gloria, nelle parole, che è l'unico modo. Freud una volta disse: all'inizio le parole erano magiche, intendendo dire che con le parole si può davvero creare un ponte, e gli antichi greci lo dicevano, Gorgia lo diceva, il presocratico Gorgia diceva che la parola è un potente sovrano, perché con un corpo piccolissimo riesce a compiere opere di straordinaria grandezza, riesce a risolvere le paure, riesce a ridurre il dolore e con qualche perfidia riesce persino ad uccidere. E la parola è importante. E l'altra cosa che è importante, io credo, sia la testimonianza. Quindi fanno bene questi genitori a fare qualcosa per ricordare, ma anche per lavorare sulla prevenzione. Perché io credo che quello che è successo a Londra, oltre che una disgrazia, era qualcosa che si poteva evitare. Sicuramente. Giannino, lei diceva che ha dei fini, diciamo, questa sì, fondazione. Sì. Allora, la fondazione è un'entità giuridica molto rigida, per cui bisogna assegnare a statuto dei compiti ben definiti, non possono essere generalisti. Allora io e mia moglie abbiamo deciso, come privati cittadini, a fare della beneficenza dall'atto nostro, tranquillamente liberi, e lì non abbiamo nessun legame. Sulla fondazione, giustamente, dovendo anche dar conto sino all'ultimo euro che viene donato, lo statuto deve essere molto chiaro. Per ricordare i ragazzi e dare anche un senso, anche se è difficile usare questo termine, ossia dare un senso a una morte di due ragazzi, abbiamo pensato di ricordarli nello studio. Lo studio li aveva accomunati sino a qualche mese prima. Di conseguenza le erogazioni saranno sostanzialmente di tre tipi. Fornitura di infrastrutture e mezzi didattici per scuole di ogni ordine e grado, e poi due tipologie di borse di studio.
una relativa ai due istituti superiori frequentati dai ragazzi, ossia lo Scarpa Geometri frequentato da Marco e mi sembra che si chiami il Modigliani, il liceo artistico di Padova frequentato da Gloria, e l'altra invece più specifica sullo UAV per premiare tesi di laurea sia triennale che magistrale e dottorati di ricerca, privilegiando temi che riguardano la tutela dell'ambiente, del territorio e la sicurezza degli edifici, perché è per mancanza di sicurezza che loro sono mancati. Certo. Vorrei aggiungere un'altra cosa, parlando degli inglesi. I due studi dove hanno lavorato Marco e Gloria, che tra l'altro ci hanno scritto e hanno apprezzato moltissimo questi due ragazzi, hanno creato un'associazione mettendo assieme altri studi di architettura e di ingegneria, e anche loro hanno raccolto dei fondi e hanno già deciso di fare una cosa analoga alla nostra, ossia una borsa di studio che per il 2018, l'anno prossimo, riguarderà uno studente meritevole dello UAV di Venezia e sarà anche una borsa di studio corposa perché consentirà a questo ragazzo trascorrere 2-3 mesi in Inghilterra, spesato, viaggio, vitto, alloggio, fare esperienza in questo network di studi. Si sono loro poi impegnati successivamente a fare anche una cosa reciproca, ossia premiare uno studente di Londra o comunque inglese e farlo venire in Italia per un tempo equivalente per fare un'esperienza, appunto, e arricchire la professionalità. Insomma, è una bellissima diciamo, organizzazione. Però ecco, siamo in chiusura quasi, manca meno di 10 minuti, un quarto d'ora alla fine della nostra trasmissione. Però io vorrei far conoscere anche alcune pecche dei rapporti, diciamo, fra gli italiani, Farnesina e le vittime, se vogliamo. È possibile ragguagliare o usciamo fuori tema? Io vorrei però far vedere che la Croce Rossa è stata sensazionale, è la Croce Rossa inglese si è andata a fare in maniera encomiabile, come sempre, come succede anche in Italia. Sì, la Red Cross, cioè, nulla a che vedere con gli SMS che sono stati destinati ai terremotati che giacciono ancora in MPS. La Red Cross britannica è stata immediatamente presente a favore delle famiglie, per le esigenze, e per cui i fondi che sono stati raccolti sono stati già distribuiti e nell'imminenza addirittura del giro di neanche un mese le prime erogazioni. Questo la dice lunga sulla serietà e sulla competenza e poi soprattutto celerità dell'intervento. Non dimentichiamo che anche l'inchiesta sta viaggiando molto velocemente, anche perché è radicata non in un tribunale ordinario, ma un tribunale speciale, questo che è stato costituito direttamente con la firma di Theresa May. Per cui è tutto procede secondo una certa velocità, cosa che invece non ho riscontrato. Questo lo posso dire, mi limito a quello che sto per dire, perché c'è documentazione scritta che il Consolato non è certamente colui che mi ha agevolata nell'attività che dovevo fare nella difesa dei diritti della famiglia Trevisan. Ho trovato diverse pecche, non voglio per carità criminalizzare un'istituzione o porre il dito nei confronti di un'istituzione, perché presumo e voglio ben sperare che sappia fare benissimo il proprio compito. Sta di fatto che in questa circostanza ho rilevato delle situazioni di poco pregio, dove ho fatto intervenire la Farnesina e il console, e diciamo che questa funzionaria è stata demansionata. Ma non è il fatto che essere stata demansionata sia come una giustizia che è stata arrecata. Io mi chiedo, visto che c'è stata una competenza tecnica che si è infiltrata, si è messa di mezzo, e parlo di me, in quella che era una dinamica fra consolato, famiglia e le competenze, che quelle che sono poi le incombenze del caso che richiedono,
quando non c'è questa competenza, che cosa succede? Quali sono magari le famiglie che si sono scontrate con un qualcosa che è parso come un muro di gomma, oppure un qualcosa che violava l'esa maestà di quale, chissà quale autorità che si è autodichiarato. Io nel fare il mio dovere per cercare di esaudire tutte le richieste che mi venivano fatte dalla famiglia Trevisan, ho dovuto impormi. Non avrei dovuto farlo perché era un mio diritto, e soprattutto quello che più mi dispiace, quello dico come cittadina e non come avvocato della famiglia Trevisan, è che nell'imminenza della fattispecie io mi sono prodigata perché questi due ragazzi fossero restituiti alle famiglie con spese a carico dello Stato, perché ritenevo che, insomma, un esame di coscienza nei confronti di questi due ragazzi mi è stato detto, e purtroppo il protocollo, non è che mi è stato detto, il protocollo del nostro Stato italiano prevede che non sono dichiarate vittime da attentati e di conseguenza non possono rientrare a spese dello Stato. Vabbè, parleremo in altre circostanze. C'è una telefonata? Sì. Isa, da Genova. Isa, mi dica tutto. Oh, buonasera, professore. Mi dica tutto, signora. Guardi, idealmente abbraccio tutte quelle mamme. Grazie. Sono veramente commossa perché io sono un'infermiera, ho lavorato molti anni in ematologia, ho visto tantissimi giovani morire che ne portano ancora le cicatrici nell'anima. Quindi il dolore, quello vero che provi, ecco, quello che si tocca, poi non si dimentica mai. E per questi ragazzi io ho scritto così, senza pretesa di essere un poeta, ecco. Ho scritto delle due cosine carine che ogni tanto mi viene di fare. Allora, guardando Marco e Gloria, ho pensato e ho scritto: respiravano la vita, negli occhi lo spazio dell'infinito, pieni di gioia, protesi verso il mondo per abbracciare l'amore, desiderosi del sapere, aperti all'amicizia, erano bellissime, guardando distintivamente certi leali, ma le avevano, non si vedevano, ma al momento giusto hanno spiccato il volo. Già che viviamo in un mondo pieno di lacrime, andiamo verso un futuro quando l'amore spegnerà il fuoco e non se ne accenderanno mai più. Mamme, papà, che avete attraversato l'ombra della valle della morte, non temete, i vostri figli vivono nell'eterna gioia del loro creatore, Redentore Gesù. Ecco, ho scritto questo. Grazie, grazie. Grazie Isa, un abbraccio, grazie per la sua veramente cortesia, è stata gentilissima, vedo che ha seguito con molta attenzione e con molta emozione questa nostra trasmissione. Claudio, cioè io voglio chiudere poi ancora questa trasmissione con ricordare, perché a me è piaciuta moltissimo la lettera che Emanuela Disarò ha scritto per la propria figlia. Voglio chiudere con quella lettera. Ecco, però prima voglio sentire da te, ecco, la serata siamo riusciti a confortarti in un certo qual modo, abbiamo fatto un misero regalo per dire vi siamo vicini, no. Abbiamo ricordato con affetto il tuo nipote, il figlio di tua sorella, sei felice, virgolettato, sì, insomma. Sì, ci mancherebbe. Ecco. No, io soprattutto voglio ringraziare tutti gli amici di Riccardo, che sono sempre stati presenti, soprattutto uno in particolare che si chiama Julius, che è andato tutti i giorni dall'8 di ottobre fino al 2 di gennaio, tutti i giorni dalle 14 alle 15, dalle 19 alle 20, tutti i giorni, due volte al giorno. Fantastico. Poi Riccardo è mancato alle 10 e qualcosa, se non mi ricordo l'orario, a mezzanotte, terapia intensiva del Sant'Antonio, ci sono stati 50 ragazzi, cioè partiti da Abaro, da Montegrotto e vari dintorni qui di Padova, proprio una testimonianza pazzesca, pazzesca. E io voglio solo fare un appello ai ragazzi dai 18 ai 35 anni, rivolgetevi all'associazione ADMO, perché ce ne deve essere una per ogni provincia italiana, che
donare vi fa diventare importanti e grandi e soprattutto vi si allarga il cuore. Grazie Claudio. Signora, siamo riusciti a farla parlare, a farla ricordare più tranquillamente, quindi vede che è riuscita a dire tutto. Qualche lacrima, ma comunque ce l'abbiamo fatta, giusto? Io non riesco ancora a parlare senza piangere. Insomma, il dolore è immenso. Comunque, per non dimenticare, ricordiamoci di questo concerto che avete... Domenica 19. Cioè sarebbe oggi è venerdì, dopodomani. Dopodomani. Dopodomani a Campo San Piero, nella chiesa... dei Santuari Antoniani. E qual è quella prima? Quella dei Frati a Campo San Piero. Per se arriva quella. A destra oppure no? Quella. Ce ne sono tre chiese a Campo San Piero. Siete piene di chiese, insomma. Vabbè. Ma di Sant'Antonio c'è solo quella. Dice mio suocero che Sant'Antonio, facendo la passeggiata, ha preso lo zoccolo, l'ha sbattuto là vicino alla porta di casa sua. Perché è la via del Santo, del Santo, insomma, dove abitano appunto. Grazie Pino per la tua collaborazione, è stata per me. Grazie a voi e un ringraziamento particolare va a questi genitori davvero per il loro coraggio, per il modo dignitoso con quale stanno attraversando questo dolore. Il mio augurio è che questo dolore si trasformi presto in qualcosa di bello e di utile. Signora Presidente, cosa diciamo allora a tutte le persone che sono state vittime di questi? Io dico una cosa ai giovani che quando sono in macchina pensano che c'è qualcuno a casa che li stanno aspettando, e per il mondo sono qualcuno, ma per qualcuno sono il mondo. Grazie, bello, bellissimo. Bellissimo. Giannino, e allora? Ma io vorrei dire che, allora, l'esperienza mia, ahimè, è recente, per cui... Però per quel poco tempo che è passato sicuramente il fare può essere la cosa che aiuta. Fare qualcosa che ricordi chi c'è mancato, immedesimarsi in loro e pensare cosa a loro farebbe piacere, e sono sicuramente cose che aiutano, e lo posso dire per esperienza personale, insomma, questo sono assolutamente certo. Avvocato. Cosa devo aggiungere? Non so, perché ti ho vista commossa anche questa sera. E ripeto, la parte tecnica è facile da espletare, quando poi questa si coniuga con la sensibilità ho qualche difficoltà. Per fortuna sono un prodotto vendibile quando ho queste caratteristiche, e allora chissà... Scusate, ho voluto fare un po' di battute, di battuta proprio in relazione al fatto che spero che il cronista, cioè non dico il giornalismo d'inchiesta, che quello ha un suo taglio e merita il taglio che applica, però quando si fa giornalismo di cronaca nera o di fatti, io inviterei insomma questi giornalisti ad avere più che l'oggettività del fatto l'anima di che compone il fatto. Grazie a tutti, grazie anche agli amici che sono stati questa sera ad assistere, dell'ADMO assistere a questa trasmissione, grazie anche a papà e alle due mamme che erano presenti qui. Io vorrei chiudere perché, ripeto, mi tocca e ogni volta che la sento mi fa star bene in un certo qual modo, perché mi ricorda questa straordinaria ragazza di nome Gloria. E la lettera che la mamma ha scritto per lei. Io vi saluto, vi auguro una buona notte e tanta, veramente tanta, tanta buona salute a tutti noi, a tutti voi. Venerdì prossimo seguiteci ancora, perché affronteremo la politica quotidiana con particolare attenzione però a quello che si racconta in questi giorni. Non volevo parlarne, però gioco forza, sarò costretto anch'io a parlare della violenza sulle donne. Va bene? Quindi affronteremo questo delicato discorso con personaggi di una notevole importanza, che ho già invitato e che saranno qui puntuali con voi e per voi. Grazie di nuovo, e questa ascoltate la lettera di mamma
Emanuela alla sua figliola Gloria e anche a Marco. Buonanotte a tutti, fermi là, seduti e ascoltate. Meravigliosa Gloria, c'è qualcosa di disumano e incomprensibile per noi che ci chiediamo il perché di tutto questo. Perché voi? Perché lì? Perché nel momento più bello e felice della vostra vita? Perché tanto sacrificio e tante rinunce per ottenere il massimo dei voti se poi non vi è concesso raccogliere i meriti di tanta bravura e professionalità? Non ci sono risposte, ma voglio pensare che per uno scopo a noi sconosciuto lui vi abbia scelti come esempio d'amore, d'amicizia e di coraggio. Da mamma mi prendo il diritto di affermare che la vostra bellezza esteriore è niente se paragonata a quella invisibile agli occhi. La dolcezza dei vostri sguardi, che traspare attraverso le numerose e bellissime foto, hanno scosso le anime e i sentimenti di tantissimi. La vostra storia ha fatto il giro del mondo. Ho ricevuto meravigliosi messaggi, lettere, poesie e canzoni da persone che, seppur lontane, si sono sentite vicine. È accaduto qualcosa di straordinario e questo non deve essere sprecato. Vi prometto che non dimenticheremo, siate per tutti noi maestri, di quelle virtù indispensabili ad ogni essere umano che rispetti la vita altrui quanto la propria. Figlia mia, è giunto il momento dei saluti. Aiutaci e dacci la forza di lasciarti andare. È tanto il dolore, ma ci deve confortare il fatto che non sei sola. Marco è con te, con tutto il coraggio, la bontà e l'amore di cui è cavaliere. Ci fa bene al cuore immaginarvi in un luogo di luce, di gioia, di pace e pensare che un giorno ci riuniremo. Amore mio, se così è, dacci la forza di andare avanti. Allieva a poco il nostro dolore, proteggici e veglia su di noi come un angelo. Grazie per l'amore e le gioie che ci hai regalato. Orgogliosamente ti custodiremo per sempre nel cuore. A te e Marco, il nostro infinito abbraccio. Ciao, amore mio. Mamma, papà e Giulia.